Arriva a quota 28 il californiano, sbaglia anche il secondo tiro libero ed è festa, può esplodere la festa qui al Palacarrara. Le immagini di Rai Sport ci riportano alla gara numero 4 dei playoff nella Palacarrara di Pistoia, dove l'Enel il 14 giugno 2012 conquistò la promozione dopo un solo anno di purgatorio in Lega 2. E in quella stagione la squadra guidata da Piero Bucchi vinse meritatamente anche la Coppa Italia nella Final Four disputata a Bari, battendo in finale la Fileniesi. Fu il prologo di un quinquennio straordinario per l'Enel Basket Brindisi, che sarà i nastri di partenza della massima serie anche nella prossima stagione per la sesta volta consecutiva. Quest'anno, dopo aver conquistato con largo anticipo la salvezza e aver disputato per la quarta volta in cinque anni la Final Eight di Coppa Italia, la squadra del presidente Nando Marino non è riuscita a qualificarsi per i playoff, perdendo malamente l'ultima gara della fase regolare nel Taliercio di Mestre con Venezia. In realtà la formazione di coach Meo Sacchetti ha fallito questo obiettivo, lasciando per strada punti preziosissimi a Varese, Compesaro, a Caserta. E mentre tutti si interrogano sul futuro della società, sia per l'auspicabile rinnovo del rapporto con il main sponsor che per la soluzione del complesso problema Palasport, proviamo a ripercorrere brevemente le tappe e i risultati più importanti di questo lustro in Serie A. Nella stagione del ritorno nel massimo campionato, l'Enel Brindisi chiude al 12° posto e conquista la sua prima permanenza in Serie A con 22 punti, frutto di 11 vittorie su 30 partite. È la stagione dello storico e prestigioso successo con i campioni d'Italia del Monte Paschi Siena di coach Luca Banchi nel Palapentassuglia. Il 27 gennaio 2013 finisce 94-84 dopo una prestazione superlativa che manda in visibilio il popolo bianco-azzurro. E grazie al 7° posto del girone di andata, la formazione di coach Piero Bucchi partecipa per la prima volta alla Final Eight di Coppa Italia, perdendo solo dopo un overtime 98-96 con la Dinamo Sassari nei quarti di finale. La stagione successiva sarà ricordata per lo storico titolo di campione d'inverno, conquistato con 22 punti e dopo un esaltante girone di andata, cominciato con la vittoria interna con Milano nella prima giornata 88-80. Grande festa il 12 gennaio nel Palapentassuglia, nell'ultimo turno di andata, dopo la vittoria 89-80 con gli storici avversari della Dinamo Sassari, guidati da coach Meo Sacchetti. È in assoluto l'annata più importante del quinquennio targato Bucchi, perché nella Final Eight disputata nel Forum di Assago, l'Enel batte 83-70 Venezia nei quarti di finale e si arrende in semifinale con i campioni d'Italia senesi 89-80, con Jerome Dyson autore di 30 punti. La fase regolare del campionato si conclude con un eccellente quinto posto a quota 36 che vale il playoff con la stessa Dinamo Sassari, che si impone 3-0 nella serie ma con grande sofferenza in gara 1 nel Palasera di Migni, che gli isolani vincono di stretta misura 75-73. La terza stagione consecutiva in Serie A si apre con l'esperienza di Supercoppa, con la Final Four disputata nel Palasport Sassarese e segna anche l'esordio europeo del basket brindisino con la partecipazione all'Euro Challenge. In Supercoppa, era il 4 ottobre 2014, Brindisi perde con Milano 71-59. In finale i lombardi saranno battuti dalla Dinamo, che sarà protagonista dell'incredibile triplete del presidente Stefano Sardare e di coach Meo Sacchetti. In Euro Challenge la squadra di coach Piero Bucchi arriva alle soglie della Final Four perdendo 2-0 con i francesi del Nanterre, che poi vinceranno la Coppa nel rocambolesco finale con i turchi della Trabzonspor. In campionato i 18 punti dell'andata valgono il quinto posto e la terza partecipazione alla Final Eight. Ad Esio l'Enel batte ancora una volta Venezia 80-70 e in semifinale perde a testa alta con Milano 76-65 e con tante recriminazioni per le decisioni arbitrali. Il sesto posto conclusivo regala ai biancoazzurri la seconda esperienza playoff, che si conclude in gara 5 a Reggio Emilia dopo una serie ricca di colpi di scena. 1-1 nel Palabigi, 1-1 nel Palapentassuglia e largo successo della squadra di coach Max Menetti nel match decisivo sul parquet reggiano.
Nessun obiettivo centrato nella stagione 2015-2016. Nono posto nel girone di andata con 14 punti, decimo posto alla fine della fase regolare con 26 punti. Ma l'Enel Brindisi si consola con la storica partecipazione all'Eurocup, anche se il bilancio è di una sola vittoria su 10 partite. Quella ottenuta il 18 novembre nel Palapentassuglia nel derby con la Grissinbon Reggio Emilia, che i biancoazzurri vincono 87-81 con una prestazione di grande carattere con 26 punti di Adrian Banks. L'esperienza continentale si conclude in Germania, nella bellissima arena di Berlino, con l'alba di coach Sascha Obradovic. L'Enel Brindisi gioca benissimo, regge il confronto con i tedeschi e sfiora il colpaccio arrendendosi soltanto a fil di sirena 80-79 per questo canestro di Lonker. Protagonisti della indimenticabile serata berlinese Adrian Banks e Scottie Reynolds, autori rispettivamente di 27 e 21 punti. E si conclude il quinquennio contrassegnato dalla guida tecnica di Piero Bucchi, che saluta Brindisi con un bilancio comunque positivo, cominciato con la promozione in Serie A. E siamo alla stagione appena conclusa. La New Basket Brindisi si affida al tecnico del miracolo sassarese, Meo Sacchetti. Uno scudetto, una Supercoppa e due edizioni della Coppa Italia con il Banco di Sardegna. Il general manager Alessandro Giuliani, d'intesa con lo stesso tecnico, allestisce una squadra talentuosa sulla carta ma incostante e sprecona, che strappa comunque la quarta qualificazione per la Final Eight con l'ottavo posto a quota 14, grazie all'esito favorevole di una classifica avulsa tra 5 squadre. Stesso bottino nel girone di ritorno, ma la sconfitta di Venezia nell'ultima giornata e le contemporanee vittorie di Pistoia e Capo d'Orlando escludono i biancoazzurri dagli spareggi scudetto, vanificando le speranze della tifoseria e della società. E sul mancato obiettivo playoff pesano alcune occasioni sprecate clamorosamente. L'incredibile finale di Varese col tiro da tre di Christian Kangur per l'overtime. L'imperdonabile scivolone interno con la disperatissima Consult Invest Pesaro, che poi si salverà. E la sconfitta del Palamaggio con una Juve Caserta ormai salva, che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Resta la consolazione di aver battuto Milano 70-68 alla 27esima giornata nel Palapentassuglia e di aver sfiorato il colpaccio con gli stessi campioni d'Italia nel primo turno della Final Eight di Rimini, quella del contestatissimo canestro della parità allo scadere di Milan Machvan, dell'Instant Replay e dell'Overtime. C'è una bellissima certezza, Brindisi sarà in Serie A per la sesta volta consecutiva nella prossima stagione, ma per le note decisioni adottate dalla Federbasket non potrà disputare gli eventuali playoff nel Palapentassuglia e dall'anno successivo non potrebbe più giocare in Serie A se non disponesse di un impianto con la capienza minima di 5.000 posti. Insomma, tra un anno l'avversario più pericoloso del basket brindisino sarà l'impianto che non c'è e forse non ci sarà. In bocca al lupo New Basket Brindisi e non soltanto sul campo.